mano, non le sento abbastanza, tutte le ascenti che ci sono nella parte, non sento bene. Adesso si svolge una scena là davanti. Antigone viene, ritorna a coprire il cadavere e viene catturata dalla guardia. Quindi adesso poi verrà portata. Questo è un momento di grande crisi, perché chiaramente è stato scoperto chi è che ha sepolto il cadavere ed è Antigone, che è una cosa inaspettata per tutti, perché Antigone è comunque della famiglia, cioè non è uno sconosciuto che ha fatto questo. Quindi si svolge uno scontro tra Creonte e Antigone. A un certo punto Antigone viene verso di lui. Ecco, e tutti quanti noi, cioè, arretriamo, diciamo così, lei ci canta, è giusto quello che ho fatto, parlate, è giusto quello che ho fatto, e voi invece, lei viene avanti, voi invece a sedervi nelle vostre posizioni. Ed è questa scena in cui voi non cantate, però siete chiamati in casa, è molto importante il vostro silenzio che condanna Antigone. È solo la mia sequenza, però mentre la faccio non capisco se effettivamente poi è entrato coro e via dicendo. La legge Antigone.